settore industriale in questo ultimo periodo sta crescendo tantissimo, la ripresa, forse molto probabilmente anche relativa a quello che l'aumento delle persone vaccinate sta portando più fiducia, forse nei mercati produttivi. Ma questo non so se sia veramente il motivo. In fondo, io sono solo un semplice investitore della porta accanto, mi chiamo Pasquale e questo è il mio canale Risparmio, in cui ti racconto la mia ricerca dell'indipendenza finanziaria attraverso i miei investimenti, attraverso il mio cambiamento da, diciamo, una persona che era un indebitato seriale fino ad adesso che cerco di essere un risparmiatore seriale. Prima di cominciare, ovviamente, ti ricordo che se sei nuovo sul canale, puoi in qualunque momento iscriverti, cliccare la campanella delle notifiche per non perderti nessun video successivo e, ad esempio, se questo video fosse di tuo gradimento, potresti lasciare anche un bel pollice in su per l'algoritmo di YouTube. Oggi, per parlare di settore industriale, andiamo nuovamente a parlare di un, diciamo, di un'asset class che mi è tanto amata, i REITs. Appunto, andiamo a valutare i 5, quelli che secondo me, i 5 migliori REITs in ambito industriale. Andiamo a vedere le peculiarità, quali sono i dividendi e quello un po' che fanno. Allora, andiamo a parlare prima di tutto quali sono i fondamentali dei REITs in ambito industriale. Spinti dai fondamentali appunto che stanno aiutando in quest'ultimo periodo, a livello di proprietà che sono stati effettivamente resi più forti appunto dalla problematica pandemica, i REITs industriali hanno visto uno slancio nel prezzo e quindi del capital gain delle loro azioni per continuare per tutta la prima metà del 2021, nonostante il fatto che le loro valutazioni siano piuttosto care al momento. L'indice industriale REITs è salito finora del 25%, esattamente anche con i guadagni del 25% dell'ampio ETF Vanguard Real Estate, il VNQ, l'ETF americano che segue i REITs americani più famoso, e ha superato significativamente i guadagni dello Standard & Poor's 500 del 17%. Questi guadagni si riallacciano al forte 2020, poiché i REIT industriali alla fine si sono andati a concludere lo scorso anno con dei rendimenti totali del 12,2% circa, il quinto anno consecutivo che l'Industrial REITs va a sovraperformare rispetto all'indice NAREIT totale delle equity. Allora, dall'inizio del 2015 i REIT industriali sono stati il secondo settore immobiliare con le migliori prestazioni. Dopo aver trainato solo il settore REIT delle abitazioni prodotte, i REIT industriali hanno prodotto rendimenti totali mediani di quasi 20% rispetto ai rendimenti medioanni dell'8,6% sull'indice REITs su larga scala, l'indice NAREIT di cui parlavamo prima. Ce ne sono 13 di REIT industriali, tutti e 13 sono in territorio positivo quest'anno e coerenti, diciamo, con le tendenze di tutto il settore REIT durante la reopening rotation. Ma questi REIT industriali cosa fanno? Possiedono al momento tra il 5 e il 10% del patrimonio immobiliare industriale totale di tutti gli Stati Uniti d'America, ma possiedono anche una percentuazione relativa più elevata di attività focalizzate alla distribuzione di valore superiore, con dimensioni degli edifici media di circa 200.000 piedi quadrati, che hanno visto una significativa crescita degli affitti e anche condizioni più favorevoli fra domanda e offerta a causa di vincoli tangibili sulla disponibilità dei terreni a disposizione per costruire delle strutture industriali. La robusta domanda di spazio dell'ultimo decennio è stata trainata da un'incessante corsa al bisogno di velocità. Velocizzare tutto, produrre più velocemente, fare le cose più in fretta, poiché i rivenditori e anche i fornitori di logistica, io lavoro nel campo delle spedizioni e della logistica, hanno investito molto nella densificazione della catena di approvvigionamento delle reti di distribuzione fisica. Per cui non è solo la parte industriale, ma anche quella di supply chain, quindi di logistica, spedizioni, stoccaggio, warehousing e così via. Quindi andiamo a vedere questi 5 REITs, quali sono. Il primo ce l'ho in portafoglio, Stag Industrial, è un trust di investimento immobiliare focalizzato sull'acquisizione e la gestione operativa di proprietà industriali a single tenant, locatario singolo, in tutti gli Stati Uniti d'America. Ha meno di 80 dipendenti, sono circa 75 se non ricordo male, e ha pianificato per il 2021 acquisti di nuove proprietà da aggiungere al proprio portafoglio per un valore che oscilla fra gli 800 milioni e il miliardo e 200 milioni di dollari, per cui forte propensione agli investimenti. L'attuale pipeline prevede un piano totale di acquisto di 3 miliardi e mezzo di dollari di nuove acquisizioni. Sono passati dai 14 milioni di piedi quadri e 93 proprietà dalla loro IPO fino ai 99 milioni di piedi quadri e 494 proprietà del primo quarto del 2021. L'azienda ha avuto un video dedicato che vi lascio magari linkato qui in alto, su cui sono andato a approfondire diversi aspetti. Al momento la market cap è di quasi 6 miliardi e 8 di dollari,
un dividendo del 3,62%, il ticker è Stag e il ritorno nell'ultimo anno, per cui non l'anno solare, l'anno passato, è del 36,78%. Poi abbiamo il settore logistica, Prologis, una market cap di quasi 97 miliardi di dollari, un dividendo dell'1,98%, ticker PLD e un ritorno annuo di questo dell'ultimo anno del 38,51%. Prologis la trovate, se non sbaglio, anche in Italia. È leader globale nel settore immobiliare e logistico, con particolare attenzione ai mercati high barrier e ad alta crescita. Al 31 marzo 2021 la società aveva investimenti su base interamente controllata attraverso di iniziative di co-investimento di proprietà e progetti di sviluppo che dovrebbero ammontare a circa 990 milioni di piedi quadrati, cioè sono circa 92 milioni di metri quadri, in 19 paesi diversi. Prologis affitta moderne strutture logistiche, ha una base diversificata di circa 5.500 clienti diversi, principalmente in due categorie principali, business to business ed evasione al dettaglio o online. Al momento possiede 4.718 proprietà e 5.500 diversi clienti, e la logistica è, diciamo, il tessuto più importante dal punto di vista dell'approvvigionamento, perché il trasporto merci su larga scala, ma anche su media scala e su piccola scala quando si parla di trasporti nazionali, ha un'importanza vitale per tutto quello che è il funzionamento del sistema paese. E quando, come Prologis, affitta le proprie proprietà anche a dei grossi player, si parla anche di una responsabilità a livello globale. Andiamo a parlare di un'altra azienda, Industrial Logistics Property Trust, 1 miliardo e 76 miliardi di dollari, un dividendo 4,89%, ticker ILPT, un ritorno nell'ultimo anno 39,54%. Vedete come i ritorni in quest'ultimo anno dei REIT sono stati paurosi, e questi ritorni non includono quello che è il ritorno da dividendo. Per cui a questo quasi 40% in un anno di rendimento bisogna andare anche ad aggiungere il dividendo, che è un 4,89%. Succosissimo. Industrial Logistics Property Trust è un REIT che possiede e affitta proprietà industriali e logistiche in tutti gli Stati Uniti d'America, per cui Prologis lo fa a livello globale, mentre Industrial Logistics Property Trust lo fa in tutti gli Stati Uniti, inclusi i contratti di locazione di terreni industriali a lungo termine sulle isole di Oahu nelle Hawaii. Ha 289 proprietà e 35 milioni di metri quadrati di proprietà in 31 stati diversi. La particolarità di questa azienda, anche il rischio, è che il 50% del fatturato è generato nelle Hawaii. Tra i maggiori clienti abbiamo Amazon, FedEx e altri spedizionieri di una certa importanza. Magari se andate a leggervi l'investor relation, come ho fatto io per preparare il video, vedete che ce ne sono tantissimi importanti di nomi. Se non sbaglio c'era anche UPS. Il 51% sono affittati per stoccaggio, mentre il 44% per magazzini e distribuzione, con più del 90% del fatturato proveniente dalla logistica. Per cui in questo caso si parla prevalentemente di logistica negli Stati Uniti d'America, non è più un logistica globale, però bisogna pensare che molti di questi clienti hanno a loro volta dei servizi globali, per cui FedEx o Amazon vanno a spedire a livello globale, anche se il loro diciamo, fornitore di logistica non è in realtà globale. Un'altra azienda, questa molto famosa per chi segue il settore REITs, Duke Realty, quasi 21 miliardi di dollari di market cap, un dividendo del 2,02%, il suo ticker DRE, e il ritorno annuo è stato del quasi 44%, 43,89% alla data di registrazione di questo video, che è il 18 luglio 2021. Duke Realty Corporation possiede e gestisce circa 159 milioni di metri quadrati affittabili di proprietà industriali in 20 importanti mercati logistici statunitensi. Duke Realty fa anche parte dello Standard & Poor's 500 e un altro REIT, se ve lo ricordate, è Realty Income. La società mantiene un rating di Baa1 da Moody's Investor Services e un rating di BBB+ da Standard & Poor's Financial Services. È stata fondata nel 1972 e si è quotata nel 1993. Al momento possiede 543 proprietà in 19 diversi Stati Uniti d'America. È un'azienda che è nata nel 72 e oggi, dopo 50 anni, fa il 44% annuo. Ecco perché credo che bisogna puntare tantissimo sull'analisi delle aziende e non tanto sull'hype, perché sono aziende che stanno in settori, diciamo, un po' bistrattati come i REIT, che sono in settori da decenni, quasi 50 anni come questa, e le persone non se le calcolano perché vanno a seguire l'ultimo hype, l'ultima azienda growth.
I profitti si fanno quando si valutano le aziende in base a quello che producono, al loro valore intrinseco, a quello che possono produrre in futuro, non in base a quante persone parlano di quell'azienda. Vabbè, piccola disquisizione. Plymouth REIT, Plymouth Industrial REIT, ha una market cap piccolissima, 653 milioni di dollari, un dividendo del 3.86%. Plym, PLYM, il suo ticker, e nell'ultimo anno ha dato un, come dicono, worthless, 88.6%, a cui ovviamente vanno aggiunti anche i dividendi. Plymouth Industrial REIT è una società di investimento immobiliare a servizio completo, strutturata come un REIT integrato verticalmente, autogestito, autoamministrato e focalizzato su acquisizione, proprietà e la gestione di costruzioni industriali single e multi-tenant, inclusi, per cui si torna anche alla logistica, centri di distribuzione, magazzini, ma anche proprietà industriali di tipo leggere situate principalmente nei mercati primari e secondari e selezionati negli Stati Uniti d'America. La società cerca di acquisire proprietà che forniscono ai propri operativi correnti l'opportunità di aumentare il valore degli azionisti attraverso il riposizionamento di proprietà, miglioramento del capitale e la ristrutturazione dei contratti di locazione degli inquilini. Al momento questa azienda ha 145 proprietà con 24.6 milioni di piedi quadrati affittabili che spaziano da industriale a distribuzione a logistica. Il fatturato è duplicato in due anni, infatti è passato dai 49 milioni di dollari del 2018 ai 110 milioni del 2020. Questa è la più piccola di quelle di cui ho trattato oggi, la più giovane, ma è quella che appunto, essendo giovane e piccola, che ha reso di più. Ricordiamoci sempre che se si trovano le aziende giuste nella piccola capitalizzazione, sono poi quelle che teoricamente dovrebbero farci guadagnare il più possibile. Quali sono le conclusioni a questa mia watch list? E inserirò alcune aziende fra queste. Beh, una ce l'ho già, la Stag Industrial. Altre le stavo già osservando da un po', mi piacciono, soprattutto Plymouth, ma ormai si è prezzata veramente tanto, dovrò aspettare un po'. Però per quello che mi riguarda siamo incontro a un settore, quello industriale, che affronta i periodi di crisi male, ma nel momento della ripresa è quello che spinge di più, perché ovviamente le persone hanno di nuovo bisogno di auto, di elettrodomestici, di computer, di mobili, e la distribuzione, l'industriale devono produrre, stoccare e spedire, produrre, stoccare e spedire. E appunto in questo periodo storico, nel momento in cui i consumi ricominceranno ad aumentare, ovviamente queste aziende tenderanno a aumentare i loro fatturati fino alla prossima crisi, fino al prossimo diciamo problematica sociale o recessione. Però sono sempre lì, da anni, come abbiamo visto, c'è chi dal 1972 sta in giro e ancora produce quasi un 40% annualizzato, esclusi i dividendi. Bene, spero che questo sia stato di tuo gradimento, sono aziende che mi piacciono molto, qualcuna la inserirò in portafoglio sicuramente. Vorrei sapere la tua però, magari lasciami un commento qui sotto, fammi sapere cosa ne pensi di queste 5 aziende REIT industriali, quali sono le tue opinioni su queste, o magari se hai altre aziende sempre dell'industrial REIT che potrebbero essere di gradimento comune. Se sei nuovo sul canale ti ricordo di iscriverti e cliccare la campanella delle notifiche per non perderti nessun video successivo, e ovviamente se il video è stato di tuo gradimento un bel pollice in su per me, per farmi capire che faccio qualcosa di utile alla società e per l'algoritmo di YouTube. Bene, anche per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video, ciao!